Iniziamo a giocare, io sono Bo Jackson dei Raiders, speriamo che si faccia vivo. Non vale, Bo Jackson è il più veloce. Vogliamo che Cleveland torni oppure no? Oh, eccoci. Ciao ciao. Lo vedi? È troppo veloce. Devi placcarmi, il tasto B, premi B. Sto premendo B, è troppo veloce. Corre di qua, poi corre di là, non si stanca mai. Cambia giocatore, Quagmire, cambialo. Ci sto provando, Peter, bara, stai barando. Non sto barando, seguo le regole. Sono bravo. Non sei bravo, hai preso Bo Jackson. Bo Jackson è anche un giocatore di baseball. Sta zitto, Joe, lo sanno tutti. Kansas City, Royals. Non può fermarsi, non si ferma. Bo, può andare. Dritto. Ah, no, va dall'altra parte. Che cosa? Torno indietro. Fa touchdown. No, vado a farmi un giro. Non sto giocando, il joystick non funziona. Sembra che non abbia funzionato per tutto il tempo. Chi è Veris? Devi sostituire Veris. Su, prendi Ronnie Lott. Va bene chiunque, ma non Veris. Oh no, sono tornato troppo indietro. Sono nella mia end zone. Che cosa faccio? Peccato che non sono Bo Jackson. Ah no, lo sono. Ridicolo. Oh bene. Ci siamo, Quagmire. Stavi per placarmi, ma poi... Cavolo! Meno di un minuto. Taci, Joe. Ce la farà. Ce la può fare. Non lo so, la partita è ancora nel vivo. Guarda che premo reset. Non ci provare, se lo fai sei bandito a vita. Odioso. Joe, vuoi giocare? No, sto bene così. Un zig, un zag e touchdown, e vai! Ho vinto la partita e adesso faccio un salto. Bo Jackson! Che cosa ne dici di giocare un po' a double dribble? Va bene, però non sono ammessi tiri da tre punti perché è un errore del software e quindi... Si comincia! Ok, tienila nel campo e tira da tre punti. No, no, era proprio quello che intendevo. Prendi. Hop, tiro da tre punti. Ok, ora ci siamo. Sto preparando un colpo. Oh, ti è caduto qualcosa. Credo che andrò di qui. Tiro da tre punti. Ritirati, non hai scampo. Non dire cavolate. Un paio di passaggi e poi... Ehi! Vedi, siamo nel vivo della gara. Che posso fare? Passo e dopo... Un altro tiro da tre punti. Finiamola con questa storia. Tira, tira da lì. Gli arbitri li lasciano giocare. Lo apprezzo molto. Sì, così si ragiona. Ora si gioca sul serio. Vai alla grande. Che mossa potrei fare adesso? Tiro da tre punti. Che fenomeno, è inarrestabile. Continua, vai. Ciao, molto piacere. Me la daresti? Passo di qui un attimo. Tiro da tre punti. Devi fare qualcosa, Cleveland. Ci provo, ma lui approfitta di questa di tecnologia. Oh, fatemi passare e via. Ecco, ops, tasto sbagliato. Sapete che stavo per fare un tiro da tre punti? Caspita, quanti professori di ginnastica morti suicidati. Cerchiamo gli studenti fichi e chiediamo se sanno qualcosa di uno scherzo ai danni di Chris. Le ragazze con la gonna sembrano fiche. Ehi, ciao, Brian Rockwell. Lui è il mio amico Stewie Goldberg. Cosa? Non conosco la scuola, così ho pensato di farmi dare due dritte da voi esperte. Fatemi download. Brian, non è Goldberg. Comunque dovremmo chiedere dello scherzo. Guadagno la loro fiducia. Ehi, sono nuovo, ma sapete cosa sarebbe una follia? Se io, un ragazzo, andassi nel bagno delle ragazze con voi due. Cioè, sarebbe incredibile, dovremmo assolutamente farlo. Brian, basta! Sì, sarebbe fichissimo, io ci sto! Stewie, aspetta in auto. No, siamo qui per avere informazioni su Chris. Aspetta in quella c***o di auto. C'erano gli addetti alla sicurezza nei bagni. Oggi viviamo in una società così piena di paure. Senti, Chris, diventare re del ballo non significa iniziare a comportarsi da pazzo. Posso fare tutto ciò che voglio. Sono stato riconosciuto come superiore dai miei compagni. Tu sei solo invidioso perché non hai mai fatto nulla per meritarti il ruolo di re. Vuoi sapere la verità? Ti hanno scelto solamente perché gli fai pena. Pena? Perché dovrebbero provare pena per me? Beh, perché pensano tutti che tu sia, insomma, inversamente propenso al buon senso. Non so se mi sono spiegato. Inversamente? Uno stupido, un idiota, un idrocefalo. Voi non sapete di cosa state parlando? Questa sera, quando mi metteranno la corona in testa, vivrò il momento più bello della mia vita. Ancora meglio di quando ho ricevuto il primo bacio. Burro d'arachidi scooter, così buono che il tuo bimbo lo mangerà nei cessi dell'aeroporto. È un bambino che ha fatto una cosa da bambini, non esagerate. Stewie è diventato una star della pubblicità. Non abbiamo una celebrità in famiglia dai tempi della prozia, regina del burlesque. Cheesy jokes and ugly broads, way back when.
They had no porn, just scarves, fans, fat, gross. A terrible time for your penis to live in. Peter, hai derubato la gente sulla spiaggia con il tuo metal detector. E non solo quello, ho anche suonato il clacson a una donna che allattava. Voglio che ti liberi di quel metal detector. Non fai che cacciarti nei guai e di sotterrare ciarpame invece di risparmiare per il college di Stewie. Domani andiamo al centro commerciale a restituire quell'aggeggio. Ah, va bene, d'accordo. Ma sappi una cosa, il giorno che l'ho comprato è stato il più felice della mia vita. Beh, diciamo il secondo più felice. Ostra cacchio, ma questo è tutto un altro concerto. Ieri sono svenuto a quello di Tom Petty e mi risveglio solo ora. Ti prego, fa piano. Ho l'intestino irritabile. Faremo i provini qui all'ingresso. Tu, fa una cosa eccezionale. Ok. Oh, il mio perineo, mi sono fatto male, che dolore, ok? Basta così, mi arrendo, basta. Beh, è stato un disastro. È stato umiliante, ecco cos'è stato. Quando Stewie ha sbattuto le palle, quella donna ha solo sorriso. Un dannato disastro. Gnam 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 gnam. Zitto, quella è vecchia. Hai visto gli altri bambini? Erano incredibili. Uno di loro scambiava messaggi con il bambino di Modern Family. Voglio farlo anch'io. Cacchio però, lì c'erano un sacco di mamme sexy con i pantaloni aderenti. Oh, povero me, li ho davvero delusi, Rupert. Il ciccione era così turbato solo al museo dell'11 settembre. Ci ha costretti Lois a venire qui. Io volevo andare alla giostra di Central Park. Abbiamo fatto anche questo! Hai ricevuto il mio messaggio? Un momento. No, non lo so perché è venuto. Ok, Stewie, quando Barbara ti passa il succo d'arancia, tu lo bevi e sorridi, e poi ci mostri la stessa energia dell'audizione. Aspetta, ha una macchia sulla faccia, tranquillo, ci penso io. Tieni, bevi questo. Ho aggiunto anche un po' di molli, così dopo ce ne andiamo per locali. Ehi, ti va questo? Sì, io bevo di tutto. Ok, azione! Da brava mamma voglio che i miei figli comincino bene la giornata e il modo migliore con un bel bicchiere di succo d'arancia appena spremuto Sunnyday. Non è vero, dolcezza? Sì, ma ti dico io che cosa voglio appena spremute! Queste! Ma che diavolo sta facendo? Manda tutto all'aria! Ed ecco cosa penso di questo succo d'arancia! Non riesco a farla con tutti che mi fissano... Però avrete capito che la mia intenzione era molto offensiva. Oh mio Dio, ho avuto un crollo nervoso. Non penserai che dipenda dalla mancanza di sonno e dalle droghe, vero? Oh, Peter, ma cosa ci è saltato in mente? Siamo noi che ne abbiamo fatto un mostro. Portate via quel bambino, è licenziato. I miei complimenti, ottima recitazione. Grazie, Brian, io ho la cacca, proprio adesso. Oh, Stewie, mamma e papà sono mortificati. Ci siamo fatti abbagliare dal tuo improvviso successo, dimenticando che sei solo un bambino. Avevi ragione, Brian. Abbiamo preteso troppo dal piccolo Stewie. Comunque, la buona notizia è che ora può tornare a essere un bambino normale. Perché gli fai l'occhiolino, porco? È da malati, non t'azzardare a rifarlo. Lo sai, Brian, recitare era un po' troppo per me, però mi piacevano tanto i balletti e la c***a. Ah, sì? Sì. Quindi vorresti fare il ballerino e il tossico? Per un po'. Avrei un crollo a 18 anni, poi cercherei conforto in Dio e nella palestra. In poche parole diventerei solamente insopportabile in modo diametralmente opposto. Usavo la droga per sentirmi potente, ma ora il mio potere deriva da una forza interiore. Riflettiamo su questa parola, forza. La F sta per fatica. Non si ottiene nulla senza la fatica. La O sta per ostinazione nella lotta contro il peccato. La R... Ho un po' di c***o! Oddio, sì, ti prego, non faccio che pensare a quella!